Siamo davvero come ci mostriamo sui social? Siamo sicuri di pubblicare foto o commenti solo per conservarne il ricordo sul nostro diario o cerchiamo solo approvazione? Di questo e di tanto altro, della nostra vita online, parla Annessi e Connessi, l'ultimo libro di Alessio Giannone, alias Pinuccio, edito da Mondadori Electa e presentato nel Mondadori Bookstore, nelle vecchie segherie Mastro Totaro. Ma dunque chi siamo in realtà? Quelli online o quelli offline? Boh, siamo tutte e due in realtà, abbiamo proprio due vite parallele e quindi mixiamo un po' realtà camuffata con bugie, fantasie o ritocchi per avere consenso sui social. Perché questa necessità ciascuno di noi di dire la propria? Vabbè, perché è un sintomo di libertà, cioè ognuno deve dire la propria, solo che alcune volte, come si dice a Bari, occorre, cioè nel senso che magari su qualcosa su cui non sei particolarmente ferrato, non è detto che tu debba parlare. I politici in questo come si collocano? I politici si collocano, sono dei veri e propri influencer, ormai comunicano come gli influencer, con gli stessi contenuti, lo stesso tipo di contenuto e quindi voi lo stiamo vedendo alle regionali, no? Cioè di contenuti non si parla la foto con la pasta al forno, la foto con la vecchietta, è immagine più che contenuto, testo anche. Ma un consiglio per essere meno patetici possibile? Beh no, quello no, perché poi magari lo si è anche involontariamente. Quindi il consiglio è solo quello di, come dico nel libro, di essere connessi e non annessi, cioè di far parte di questo mondo con una certa, con un proprio bagaglio e non lasciarsi prendere, perché poi insomma si può diventare ridicoli.